Quest'anno, 30 luglio, presentiamo un nuovo spettacolo, una nuova produzione che si chiama Sapore di sale grosso. Sapore di sale grosso. Lei lo dice meglio, allora io lo posso anche cantare. Sapore di sale grosso. E quindi sul palco tutta la compagnia, lei è l'unica, è la prima donna e nonché l'unica. E no, qua, facciamo, rimani qua che facciamo tipo coretto. Esatto. Okay. Sei troppo vicino. No, volevo dire che la compagnia consta di circa 1500 elementi che oggi ahimè non sono potuti venire. Siamo noi in rappresentanza di tutti i 1500. Siamo sette. Vorremmo essere una produzione bollywoodiana, ma siamo solo sette. Allora, regia di Paola Galassi e di me. Anche perché, permettetemi di dirlo, qualcuno l'avete perso per strada. Sì, eravamo all'inizio, allora, vogliamo dire anche chi c'è? Non lo diciamo. Potrei dirlo, ma non lo dico. Ma c'è qualcun altro che ci siamo persi per strada, cioè lui era un attore, ha cambiato mestiere, però vogliamo fargli fare l'ultimo saluto. Prego, Davide. Vieni a salutare il pubblico, il tuo pubblico, ecco. Ecco, è diventato un apicoltore bravissimo. Quante arnie c'hai? Anche perché guarda che la mascherina mi sembra un po' diversa da quelle che si usano di solito. Esatto. Perché le mie sono api differenti. Certo. Come la banca. Comunque 3 settembre sarete in scena, chiuderete la rassegna. 30 luglio e 5 settembre. Volevo dire che l'abbiamo cacciato la San Costanzo Show perché sbagliava sempre le date, infatti... abbiamo detto oggi sì, domani basta, chiudiamo perché sbagliava sempre, non si presentava mai, lo spettacolo era il 7, l'8, arrivava il 10, 20, capito? Però per la rassegna stampa è ottimo. Grazie davvero ragazzi. Grazie a voi. Ciao a tutti, Sapore di Sale Grosso, 30 luglio e 5 settembre.